Bene, credo che abbiate compreso da questa, quanto ci abbiamo impiegato, un'ora, un'ora e mezza, che quanto spesso viene detto del sottoscritto, dice il sindaco, l'uomo solo al comando, prende tutte le decisioni, non coinvolge nessuno, in realtà avete avuto una dimostrazione plateale, plastica, di quanto queste persone, quelle che erano in amministrazione e i nuovi che si stanno proponendo, sono assolutamente in grado di supportare e soprattutto di difendere i loro principi e le loro idee. E io certamente non sarò d'ostacolo a nessuno, ma cercherò semplicemente di coordinare il lavoro di tutte queste persone. Quindi vi ringrazio. Entrando nel vivo della campagna elettorale, perché insomma mi pare che siamo qui per questo, siamo qui perché fra 15 giorni si va a votare, si decide chi dovrà amministrare questo paese per i prossimi 5 anni. E credo quindi che chi si propone dovrà, per quanto ci riguarda, dare anche un resoconto di quanto è stato fatto, che eviterò di farlo così come l'avevo immaginato. Ho fatto un elenco, ma credo che non sia assolutamente opportuno, anzi sarebbe inopportuno, perché insomma abbiamo perso anche troppo tempo. Però ci sono alcuni argomenti, due o tre, che tratteremo, cercheremo di farlo in modo conciso. Ma chi si propone invece di sostituire chi ha amministrato per 5 anni dovrebbe avere l'onere di proporre delle soluzioni che siano quantomeno comprensibili. E se vi devo dire la verità, io leggendo il programma della lista a Caravento, di proposte comprensibili e alternative non ne ho visto. Anzi, spesso ho visto che c'è una serie di elencazioni di cose di cui ci si propone di fare, ma che in realtà sono già realizzate. Quando si parla di scuola, quando si parla di sociale, quando si parla di lavori pubblici, in realtà queste cose sono fatte. Quello che si tenta di far passare, ma ci sta, ovviamente non ci offendiamo, dice: vabbè, ma questi in 5 anni non hanno fatto niente. Io non so cosa voglio dire, il niente o il tutto, se si usano queste categorie. Però qui siamo in un posto che è simbolico. Questo teatro, fino a qualche anno fa, era soltanto un contenitore vuoto, un rustico da terminare, e noi l'abbiamo terminato. Ma se uscite dal teatro, quella piazza che è intitolata a un grande sindaco che io ho conosciuto, a 5 anni fa era un campo di patate, adesso è uno spazio degno di quell'uomo. In questa campagna elettorale, a mio modo di vedere, senza voler assumere il ruolo di chi propone ricette e ha soluzioni a tutti i problemi, in questa campagna elettorale, ripeto, ci sono 3 questioni fondamentali. Una è la Marina protetta. La seconda è la Sirene, perché come diceva Ignazio, non è finita qua. C'è da portare a casa i risultati che sono stati ottenuti, perché ora abbiamo contenuto i disastri, ma adesso bisogna portare a casa i risultati. Pensate soltanto che la discussione che si sta facendo, e parto dalla Sirene, la discussione che adesso si tenta di mettere in piedi riguarda questo famigerato accordo che c'è stato con i 2 dipendenti con i quali c'era un contenzioso perché si trovasse una soluzione conciliativa. E la questione riguarda il fatto che non si conosce l'importo di questo accordo. Le ragioni per cui non si conosce l'importo io le ho spiegate tante volte e tento di spiegarle ancora una volta. Perché in una fase conciliativa davanti a un giudice del lavoro con le 2 parti, in una situazione in cui il legale della Sirene aveva un mandato che riguardava l'importo da corrispondere eventualmente, è stato chiesto all'ultimo momento di mantenere riservata quella parte.
E il legale della Silene, che non ha fatto nessun tipo di ragionamento politico, ha considerato questa condizione assolutamente ininfluente rispetto al mandato che aveva ricevuto dal Consiglio di amministrazione ed ha firmato. Però, e quindi c'è una questione civilistica, si tratta di capire se e come poter rendere pubblici questi importi. Ma io faccio un'altra considerazione. Ammettiamo che l'accordo, piuttosto che con 30.000 euro, si sia chiuso con 50.000 o con 60 o con 20. Ma è possibile che questa diventa il punto della discussione quando la Sileni oggi risparmia ogni anno 700.000 euro, 1.500.000, 1.500.000 delle vecchie lire? La Silene è nelle condizioni di mantenere fede agli impegni che ha assunto con la banca, perché ha dovuto contrarre un mutuo per poter pagare la conciliazione, invece questa volta con l'Agenzia delle Entrate, di 700.000 euro. Può mantenere fede agli impegni che ha con i propri lavoratori e può mantenere fede a questo paese, perché quando la Silene sarà nelle condizioni di utilizzare quegli utili a vantaggio di tutti i cittadini e non di pochi, noi avremo delle risorse che ci serviranno per far crescere ancora di più questo paese e, perché no, per far lavorare qualche altro giovane. Ora il problema ancora è la conciliazione. Non può essere la conciliazione. Non può essere, non deve essere la conciliazione. E questo era uno dei temi, ripeto, sulla Silene parliamo. Discutiamo cosa deve diventare. Discutiamo come gestirla, perché produca qualità nella gestione del porto, perché produca qualità nella gestione dei servizi pubblici, il verde pubblico, i parcheggi a pagamento, il trenino. Discutiamo di come può crescere, di come può creare valore aggiunto a questa comunità, di come può far crescere il porto, ma non discutiamo, per favore, lo dico ancora, di quanto è questa conciliazione, se 50, 60 o 30.000 euro. Questa è una questione. Su cosa dovrà essere la Silene, noi abbiamo le idee chiare, ma non ce l'abbiamo noi. Ho fatto cenno prima al Consiglio d'amministrazione, che ha dato incarico ad un manager che ha un incarico triennale, non è un dipendente, un manager che costa alla Silene complessivamente, quindi anche la parte che riguarda l'assistenza fiscale, 70.000 euro, se considerate i 20.000 euro di un di un'assistenza fiscale, e 50.000 euro il costo di un manager che ha i titoli per portare avanti la Silene. Hanno già fatto un piano strategico che è a disposizione di tutti. Noi l'abbiamo pubblicato anche su Facebook, lo ha pubblicato, se non sbaglio, Pierpaolo. Quindi a disposizione di tutti, hanno un'idea chiara di come far crescere questa società. E poi c'è la questione, lascio alla fine, allora, la questione dell'exit. Uno può dire, sì, vabbè, ma che questione è questa? Io invece gli attribuisco un valore fondamentale anche per le sorti di questo paese, perché riappropriarsi di un'area a vantaggio di tutti credo che sia un obiettivo che tutti dobbiamo perseguire, e dobbiamo farlo in modo che ci sia il minor dispendio di risorse, ma con determinazione, perché quello spazio venga nella disponibilità di tutti i cittadini di Santa Teresa, di tutti i turisti che visiteranno Santa Teresa, di tutti i cittadini del mondo, perché quello diventerà uno spazio unico al mondo. Allora, poi cosa abbiamo fatto in quanto riguarda l'ISI? Perché nel programma, ragazzi, noi tenteremo con l'istituto della perequazione di trovare un accordo con i privati. Oh, non ci avevamo pensato. Abbiamo passato 4 anni cercando di trovare questo accordo.
Ora, per vari motivi non è stato possibile trovarlo, e non dico che siano responsabilità della proprietà, che legittimamente ha un interesse che in qualche modo gli deve essere salvaguardato. Gli deve essere salvaguardato in termini di investimento, però non in termini di immobile che deve rimanere per forza lì. E allora, non avendo trovato la possibilità di trovare una soluzione diversa, noi abbiamo proceduto con l'istituto dell'esproprio. L'istituto dell'esproprio è qualcosa che esiste nell'ordinamento italiano, è previsto, e abbiamo semplicemente fatto quello che secondo me e secondo noi era la volontà di tutti i cittadini. Questo però non impedisce adesso e non impedirà successivamente di continuare a ragionare con la proprietà per vedere di arrivare ad una soluzione che eviti il contenzioso dell'esproprio, ma che ci consenta, ripeto, di venire in possesso di quell'area. E ho fondati motivi che ciò possa avvenire. Ovviamente un accordo di questo tipo non sarebbe stato possibile realizzarlo sotto campagna elettorale. Da 6, 7, 8 mesi a questa parte non c'erano più le condizioni perché la proprietà potesse trovare un accordo con noi, ma sono certo che dal 1° giugno noi saremo nelle condizioni di trovare una soluzione. L'area marina protetta. L'area marina protetta adesso se ne sta discutendo, fatalmente è entrata nella campagna elettorale, ho paura che possa, meglio, forse lo sta già diventando, possa diventare l'elemento, diciamo, di discussione principale. Certamente è un argomento importante, quindi merita che se ne discuta, però merita una discussione sulla base di conoscenze. E allora, prima di questo, però, bisognerebbe capire chi è disposto a discuterne e chi invece è disposto soltanto a strumentalizzare l'area marina protetta per ottenere due risultati. Il primo è che non si realizzi, il secondo è che vinca la lista opposta alla nostra. Questa parte di programma non può essere argomentata così, merita, ripeto, riflessione. E allora la riflessione che bisogna fare è questa, cioè cosa vuol dire area marina protetta? Al di là della definizione area marina protetta, per cui ci sono dei gradi di tutela, per cui alcune cose si possono fare in alcune zone sì, in altre no, ci sarà qualcuno che gestirà l'area marina protetta, poi vediamo come, sarà pagato, non sarà pagato, no. Intanto chiariamo cosa significa area marina protetta, ma cosa significa area marina protetta a Santa Teresa. Non in astratto, perché in astratto non ci sto a discutere così. Io ci sto a discutere dell'area marina protetta, ma a Santa Teresa. E allora facciamo la fotografia del nostro territorio. Siamo di Limpettaia alla Corsica, alle Bocche di Bonifacio, Rivieraschi delle Bocche di Bonifacio, abbiamo a est il Parco Naturale della Maddalena, un po' più giù a sud-est l'area marina protetta di Tavolara Capocco da Cavallo, a ovest il parco e l'area marina protetta della Sinara, e davanti a noi a nord l'area marina protetta, comunque la riserva naturale del sud della Corsica. Già questo ci deve far riflettere. Ci troviamo al centro di una area geografica che in qualche modo è regolamentata, che in qualche modo ha dei gradi, dei livelli di tutela, e noi già adesso ci troviamo nelle condizioni di subire tutto quanto non è possibile fare dalle altre parti. La prima considerazione. La seconda. Davanti a noi abbiamo, come ho detto, la Corsica, la riserva naturale Corsa. La riserva naturale Corsa, quindi di là, del sud della Corsica, di Lavezzi, insieme con il Parco Nazionale di La Maddalena,
hanno costituito il GECT. Il GECT è un acronimo ed è, detto in maniera molto semplice, un organismo di carattere europeo, di cooperazione quindi, che ha l'obiettivo, questo particolare, di arrivare alla realizzazione del Parco Internazionale delle Mucche. Ovviamente non è qualcosa che si realizzerà nel giro di 2 anni, neanche di 3, forse neanche di 10, ma forse neanche di 20, chissà, magari fra 30 anni, fra 50 anni. Il meccanismo, il processo è partito però. Noi dobbiamo decidere, e questa è una decisione importante, me ne rendo conto, però questa decisione dobbiamo prenderla facendo il ragionamento che ho cercato di proporre. Noi dobbiamo decidere se vogliamo essere attori protagonisti di questo sviluppo, di questo processo, di questa parte di Mediterraneo, o vogliamo soltanto essere degli attori che invece subiscono tutto quanto poi sarà deciso in altre sedi e sopra le nostre teste. Io sono convinto che se noi riuscissimo a ragionare così, troveremo anche il modo di accordarci su quale area marina protetta puntare. Intanto ci sono delle azioni che sono state fatte. La prima, che risale al 2013, dopo un incontro che io ebbi proprio a inizio mandato al Ministero, me ne assunsi la responsabilità, perché credo che fare il sindaco significhi assumersi le responsabilità. Quello di avviare un dialogo con il Ministero per verificare se ci fossero state le condizioni per riprendere il ragionamento dell'area marina protetta. Dai primi incontri siamo andati a finire alla finanziaria, se non sbaglio, del 2013, nella quale sono state finanziate l'istituzione di 4 nuove aree marine protette in Italia. Una di queste 4 è quella di Capotesta, Punta Falcone, di Santa Teresa. Da lì è iniziato il percorso. Gli incontri che io ho avuto al Ministero sono sempre stati accompagnati da qualcuno, dall'assessore all'ambiente, ma anche dal consigliere delegato all'edilizia privata. Una volta c'è stato anche il vice sindaco, sempre accompagnato da qualcuno. Bene, in uno dei primi incontri cosa si è deciso con il Ministero? Allora, Santa Teresa ha già provato ad istituire l'area marina protetta, ci ha provato nel 2003-2004, poi nel 2005 è andata a finire come tutti sappiamo. Quella proposta aveva in effetti delle questioni che difficilmente potevano essere accettate dai cittadini, perché prevedevano una zona A, quindi quella di riserva integrale, nella quale non è possibile fare nessuna attività, neanche la balneazione, e prevedevano che questa fosse in gran parte della penisola di Capotesta. Ci fu poi una campagna di strumentalizzazione, anche lì eravamo nel pieno di una campagna elettorale. Sta di fatto che quella proposta di area marina protetta, quella proposta di zonazione, uno dei primi atti dell'amministrazione che susseguì a quella precedente fu proprio quella di chiedere al Ministero di non proseguire con l'istituzione, e così il Ministero fece. Io ho chiarito da subito che sarebbe stata necessaria un percorso nuovo che non si tenesse conto assolutamente di quegli studi che avevano portato a quella proposta. Così è stato, la faccio corta. Il Ministero dà l'incarico all'ISPRA, che è l'istituto tecnico che si occupa di procedere agli studi di carattere scientifico e socio-economico e quant'altro, e l'ISPRA fa a Santa Teresa, se non sbaglio, 3 incontri. Incontra cioè i portatori di interesse, quelli i pescatori, i diportisti, i gestori di diving, insomma chi aveva e chi ha interesse in mare. Da questi incontri viene fuori, dopo 2-3 step, il 25 di marzo di quest'anno,
me lo ricordo benissimo perché è il giorno che ho compiuto 50 anni, a Roma, al Ministero, il Ministero ci porta a conoscenza di una, se qualcuno vuole fare andare, così vediamo anche di cosa stiamo parlando. Allora, il Ministero la chiama così, prima ipotesi dei livelli di zonazione. La zonazione cosa è? È semplicemente attribuire un valore su una scala di tre zone che hanno gradi di tutela diversi. Questa prima ipotesi di zonazione è il primo elemento e l'unico elemento sul quale noi possiamo iniziare una discussione. Prima di oggi noi avremmo potuto discutere soltanto in maniera ideologica di area marina protetta sì o area marina protetta no. Siccome noi siamo persone mature, non vogliamo discutere in maniera ideologica, vogliamo discutere le questioni così come vengono portate avanti, partendo dalla prima proposta. Cosa ci dice questa prima proposta? Prima proposta vuol dire che sulla base di questo si inizia una discussione tra di noi, con il Ministero, con ISPRA, e si vede di trovare le soluzioni che più si adattano al nostro territorio. Quindi non c'è niente di definito, però già questa prima proposta cosa dice? Se voi la vedete, non è a colori. Allora, quella zona che comprende le due secche del diavolo, a ovest di Capotesta, quella è la zona cosiddetta di riserva integrale e che quindi ha la funzione di narsi, del ripopolamento, una funzione che consente a tutto il territorio poi di godere dei benefici che derivano dalla chiusura di quell'area. Tutto il resto del perimetro è graduato in zona B e zona C, non vuol dire niente. Vediamo cosa è consentito fare in queste due zone. Sotto, se ingrandite, c'è scritto quali sono le attività consentite nella zona A e nella zona B. Bene, non si leggono, ve le dico io. Nella zona A e nella zona B sono consentite tutte le attività, tutte, esclusa la pesca subacquea e le attività di scinautico, moto d'acqua e quant'altro. Chiaramente queste attività saranno e potranno essere consentite in un regime di regole. La navigazione si deciderà che non potrà essere fatta più di 10 nodi, l'ancoraggio va fatto in zone che non vedano la presenza di posidonia. Insomma, tutta una serie di regole che però ancora devono essere discusse, ma che nella sostanza ci consentono di fare quello che noi oggi facciamo: la balneazione, la navigazione, la pesca professionale, la pesca sportiva e ricreativa, l'ancoraggio, tutto, a eccezione di quelle due attività. Ora, sulla base di questo possiamo iniziare a discutere, potremmo iniziare a discutere se i confini dell'area marina protetta debbano essere ristretti, e cioè sarà necessario che partano dal confine con Aghietu fino a Concaverde all'incirca come adesso, oppure può essere ristretta. Se ne potrà discutere, il Ministero è assolutamente disposto a discutere in questi tempi. Però questa discussione noi la dobbiamo fare dopo il primo giugno, perché questo era il patto con il Ministero. Il Ministero ha detto, bene, noi oggi, 25 marzo, ci fermiamo perché non vogliamo che questo diventi una materia di campagna elettorale e soprattutto non vogliamo noi come Ministero essere tirati dentro in una campagna elettorale. Ne riparleremo a elezioni fatte con l'amministrazione che risulterà vincitrice. Io chiedo quindi qual è l'atteggiamento, l'idea, la proposta della lista a noi contraria, della lista Calafetto, dell'amica Angela Antona, perché non si può liquidare questa questione semplicemente delegando domani ai cittadini un referendum. L'amministratore si deve prendere le proprie responsabilità. Casomai mi
fare un referendum per contrastare quell'idea. Il referendum è certamente un istituto democratico, nessuno ha intenzione di contestarlo, ma il referendum va proposto a persone che abbiano l'informazione giusta, che abbiano elaborato un progetto, che capiscano cosa vuol dire puntare su questo o avere l'idea di guardare 20 anni fa. Non torneremo più come 20 anni fa. Dobbiamo puntare sulla qualità, sulla specificità. Il nostro territorio è unico nel Mediterraneo e noi non possiamo essere di meno della Corsica, di La Maddalena, di San Teodoro, di Stintino, di tutti questi paesi, di Filasmius, che hanno scelto di darsi una matrice etica. Questo paese diventerà, lo è già in parte, ma diventerà un paese etico, etico nel rispetto dei nostri figli, etico nel rispetto del territorio, e l'abbiamo già fatto, lo stiamo già facendo, perché quando noi abbiamo raggiunto il 65% e oltre di differenziata, cosa vuol dire? Oltre al fatto di aver risparmiato qualche spicciolo, vuol dire che noi crediamo in questo mondo e non è possibile più gestire i rifiuti così come sono stati gestiti fino ad oggi. Le discariche stanno scoppiando. Noi abbiamo scelto di diventare un paese etico e lo siamo già nel Nord Sardegna. Santa Teresa è il paese che realizza la più alta percentuale di raccolta differenziata. Non vuol dire semplicemente preservare, non vuol dire, no, non è questo. Un paese etico è un paese che sceglie delle buone pratiche da tramandare ai nostri figli, una questa della raccolta differenziata, il risparmio energetico, l'efficientamento energetico. Ma vi siete accorti che oggi Santa Teresa, quasi tutta Santa Teresa oggi è fornita di lampade a LED a basso consumo che realizzano oltre il 65% di risparmio? Questo vuol dire amministrare, dare un segnale oltre che a noi stessi e ai nostri figli, anche chi intende venire a Santa Teresa ci deve voler venire, perché ci siamo noi lungonesi, come ha detto Pierpaolo e come ha detto Andrea, ma ci deve voler venire perché questo paese ha scelto di accogliere in una cornice di eticità, di sostenibilità. Bene, questo è Santa Teresa. Parlare di turismo, cosa significa? Io altrimenti, come ha detto Giambattista, non capisco cosa vuol dire parlare di turismo, ma parlare di turismo vuol dire soltanto fare un piano di marketing, una campagna di marketing per cercare di far venire, certo che vuol dire anche questo, ma questa campagna di marketing cosa gli raccontiamo? Cosa gli raccontiamo oltre il mare e il nulla dentro se noi continuiamo così? Perché pesci non ce ne sono più! Di andare alla venta a fare un marco, a qualsiasi riportista. Allora dobbiamo decidere, e questo lo dobbiamo decidere noi di Santa Teresa, noi lungonesi, che ci siamo qua tutti i giorni, non ce la possiamo partire da nessuno. Abbiamo la maturità e decideremo la nostra maturità. Su questo bisogna discutere, questo è il futuro di Santa Teresa. Finisco. Bravo Bruno! No, finisco. Scusate, mi sono un po' agitato. No, sei carico, Stefano, carico, così ti sono una questione che però no, finisco in maniera moderata. Vi voglio trasmettere un'esperienza. Proprio per strambattizzare. Prima Francesco Miano ha letto da Wikipedia cosa significa essere sindaco. Cosa significa essere sindaco? Io l'ho scoperto, credevo di averlo scoperto il primo giugno del 2010. In realtà l'ho scoperto andando avanti. Ma c'è una questione proprio particolare
che mi ha fatto assumere la dimensione del sindaco, che mi ha fatto capire qual è il peso di avere la responsabilità di un paese meraviglioso come questo di Santa Teresa. Ed è stata a gennaio 2011, se non sbaglio, quando c'è stato l'inquinamento, lo sversamento di Eone. Allora lì io ho capito, l'ho capito da sindaco, ma l'abbiamo capito tutti, perché in quei giorni i cittadini, i lilongonesi erano tutti prestati a cercare di arginare quella tragedia che si stava realizzando. Ho capito cosa vuol dire essere toccati dentro l'anima dal catrame che proveniva da un'altra parte, aver toccato la nostra speranza che è il mare, che è la costa, che è il territorio. Bene, lì ho capito di essere sindaco. E io quando sono stato davanti, prima con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente a Santa Teresa, insieme con i responsabili di E.ON, lì sono diventato sindaco, perché mi sono arrabbiato, ho rovesciato il tavolo e l'ho fatto anche davanti al prefetto, perché quel catrame era in casa mia e da lì doveva sparire. Questo è accaduto perché tutti i cittadini di Santa Teresa si sono morti. Questo è il paese che vogliamo, è il paese che vogliamo, che è qui e che soffre queste cose 365 giorni all'anno per 5 anni e per tutta la vita. Buone votazioni e alla prossima.